una mostra di fumetto, l'uso dei sistemi Wacom, tavoletta grafica. Sono ragazzi di una di un'accademia. Come si chiama la scuola vostra? Questa di qua è H, ho capito, che sta a Milano e a Torino, detto. Sì. Se vuole più informazioni. No. No, è solo così. Quindi sì, siccome sono un impedito, per fare la, come si chiama, perché sia verticale, devo mettere così il telefonino oppure un'altra direzione, non so. Guardi, io sono forse peggio di lei con queste cose. Ho capito. Quando lo chiedo ai miei figli mi chiedo, questo è l'ultimo dei coglioni. No, ma io sono veramente pure un po' rimasto indietro con la tecnologia. Capito. Io per non farmi, per non sbagliare, metto un po' dritto, un po' rovescio, poi quando arrivo a casa taglio. Ok, buona prosecuzione, grazie. Marco! Una mostra di fumetto, l'uso dei sistemi Wacom, tavoletta grafica. Sono ragazzi di una di un'accademia. Come si chiama la scuola vostra? Questa di qua è H, ho capito, che sta a Milano e a Torino, detto. Sì. Se vuole più informazioni. No. Non c'è, no, è solo così. Che dici? Tokyo! Sempre Wacom, però una versione più economica. E Intuos, no? L'apparecchio? Intuos. Grazie, buon lavoro, buona prosecuzione. Scusate. No, è qua comunque, sì. Non so, insomma. Che fianco sta di quella di fianco?
anche le case. Sì, c'è la faccia. Oh, io mangio di qua sinistra, se mi ricordo. I visitatori della Panini. Saluto. Una versione più economica. E Intuos, no? L'apparecchio? Intuos. Grazie, buon lavoro, buona prosecuzione. Quindi riuscire a vedere un mese quasi che dopo lettore non sa, è una cosa pazzescamente difficile. Quindi vorrei sapere, capire quando parte la matita è collegata al cervello o al cuore? E questo lo prendo Candida che... Sicuramente è collegata ad entrambi, perché ci sono assolutamente delle cose che vanno fatte, cioè, col cuore, soprattutto la parte di concezione del disegno, e poi dopo invece il cervello ti aiuta a capire come fare a esprimere esattamente quello che tu avevi pensato, sognato, immaginato. Poi ognuno penso che abbia le proprie modalità per ispirarsi. E, certo, fare il contrario secondo me non è produttivo, però è una questione mia personale, cioè partire dal cervello e poi cercare di darvi un senso, no. È bello partire da un'ispirazione assolutamente irrazionale e poi dopo razionalizzarla con le regole del disegno, prospettiva, anatomia, eccetera. Cioè, almeno io faccio così, poi non so. Thank you.
l'immaginario, perché ognuno ha la sua immaginazione, quindi